Tesori dalle terre d'Etruria accoglie i propri visitatori con ben 295 reperti greci ed etruschi e anche qualcosa di medievale, di longobardo, in una raccolta di bellissimi vasi greci figurati, a figure nere e a figure rosse, alcuni dei quali di grande importanza e alcuni dei quali ritenuti scomparsi dal 1910. Assemblee degli dei dell'Olimpo, i miti di Chirone, Peleo e Tetis, di Achille e Aiace, di Teseo e dei briganti che egli sconfigge, accolgono il visitatore in esemplari che introducono alle produzioni locali, bucheri etruschi di varie dimensioni, di produzione chiusina e orvietana, urnette in pietra fetida e in terracotta, i vasi con iscrizioni e importanti vasi etruschi a figure rosse, fra i quali uno dei più grandi, dei più antichi e dei più importanti vasi dell'intera produzione etrusca a figure rosse. Splendide oreficerie, tra quelle che il Museo Archeologico di Firenze comprò già nel 1890 e poi ancora fra il 1898 e il 900 dallo stesso Conte Passerini attraverso il famoso antiquario fiorentino Giuseppe Pacini. Una serie di strumenti d'uso quotidiano e di oggetti funerari, votivi, di bronzo, accompagnati da elementi di avorio, paste vitre, ferro, illustrano la vita, il pensiero, le credenze e i rituali funerari di un nucleo di etruschi che vivevano fra Chiusi, Cortona e Arezzo, un importante punto di snodo non solo nell'antichità ma anche oggi, la Val di Chiana, che appunto era funzionale alla circolazione di beni, di idee, di credenze nei tre territori della Toscana centrale.